L'Alhambra di Granada come sfondo della finale dei 50 metri a terra della carabina al centro di tiro Juan Carlos Primero. Siamo nella finale dunque dei 50 metri dove ha trovato spazio il nostro Marco De Nicolo, uno degli azzurri in gara in questi mondiali. Ben trovati da Cristiano Piccinelli ad aiutarmi. Dall'altra parte c'è Claudio Latori per l'assistenza tecnica. Una finale che ha visto una eliminazione eccellente, quella di Martinov, il bielorusso detentore della medaglia d'oro in questa disciplina ai Giochi Olimpici di Londra 2012, soltanto dodicesima piazza per il bielorusso in questa, nelle gare di qualificazioni. Siamo arrivati così a 8 finalisti con Marco De Nicolo, ci sono anche il bielorusso Sherbachevich, poi Vitaly Bukovic, un altro bielorusso Sukorukov, l'ucraino Sergei Kamensky. È cominciata la finale dei 50 metri a terra con il nostro Marco De Nicolo, subito in forma, 10.7 per lui nel primo colpo della prima serie. Sono 8 i finalisti con De Nicolo, ci sono l'indiano Gagan Narang, poi l'australiano Warren Potent, classe 62, che ha allungato la sua carriera dedicandosi esclusivamente a questa disciplina. Poi il tedesco Daniel Brodmeier, Sergei Kamensky, russo, l'ucraino Sukurokov, Bubnich, uno dei due bielorussi in gara insieme a Sherbatevich. Eccolo Warren Potent, 10.6, 10 netto nei primi due colpi della prima serie di questa gara finale ai mondiali di Granada. Mondiali che ci stanno regalando tante soddisfazioni sia nel tiro a segno sia per quanto riguarda il tiro a volo. Abbiamo ottenuto due ori, uno con Petros Blasing nella carabina, uno a livello di squadra nella fossa olimpica e un bronzo con Pelielo sempre nella fossa olimpica. E ovviamente speriamo che questo andamento possa continuare con Marco De Nicolo presente in questa finale. Ed è anche primo nella graduatoria della, dopo la prima serie. Poi seguono Sherbachevich, Sukurokov e Potent. Plenty of time to go. The margins are very small, as you can see. Only a 0.5 difference at the moment between first. Abbiamo visto anche il presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno, Obrist, ovviamente cercare di dare un po' di manforte al nostro portacolori Marco De Nicolo, che proprio in questa disciplina nel 2006 ottenne un bronzo mondiale. Poi ovviamente si districa anche sulle altre discipline. Ma diciamo che le sue medaglie sono arrivate soprattutto dalla posizione a terra. Eccolo qua, Marco De Nicolo, atleta dell'esercito, nato a Legnano. Warren Potent, il più anziano in gara, in una gara che comunque vede altri atleti esperti, con qualche giovane di belle speranze come Kamensky e Brodmeier, che in questa stagione hanno ottenuto i primi successi in Coppa del Mondo. Per Kamensky vittoria nella tre posizioni a Maribor, per Brodmeier vittoria nella tre posizioni a Fort Benning l'anno scorso, e quest'anno un secondo posto a Monaco.
manca, come detto, il detentore dell'oro olimpico, che è Martinov. And after the second competition series, the highest score of that series was Australia's. Siamo alla fine della seconda serie. Con De Nicolo che ha concluso la prima davvero in maniera eccellente, 10.7 e 10.8, e si sta mantenendo su altissimi livelli. Warren Potent in questa seconda serie ha chiuso con un bellissimo 10.8. Dunque al momento in testa, grazie anche a un bel andamento generale, c'è Sergei Kamensky con 63.1. per il nostro De Nicolo invece un po' di ritardo dalla vetta della classifica, non incolmabile comunque, sono uno 0-4 di margine. È però terzo dietro ai due Potent e Scherbacevic. C'è un 10.9 di Marco De Nicolo, che si merita ovviamente tutti gli applausi del centro di tiro di Juan Carlos Primo. Star. 10.9 per Marco De Nicolo, che dunque guida la classifica con un margine di 0-2 su Sergei Kamensky. Siamo nella fase ad eliminazione, dunque dopo 6 colpi adesso altri 2 a disposizione per gli atleti di questa finale. Si andrà via via ad eliminare il giocatore con il punteggio più basso, e il primo ad essere eliminato è Yuri Sukurokov, l'ucraino, classe 68, che dunque chiude in 8ª posizione questa finale dei 50 metri a terra, dove dobbiamo ancora sottolineare la grande prestazione che sta portando avanti Marco De Nicolo. Ha iniziato con 10.7, poi un 10.9, adesso è terzo a pari merito con Brodmeier, ma vedete i pochi decimali che separano De Nicolo da Warren Potent, che è diventato ed è uno specialista di questa disciplina, ormai si dedica costantemente solo ai 50 metri a terra. Eccolo, Warren Potent, che guida la classifica momentaneamente. Per l'australiano, tante medaglie d'oro dal 2007 al 2010, è stato in pratica il padrone di questa disciplina. Poi sono ovviamente venuti fuori altri tiratori. Per Warren Potent anche un bronzo olimpico a Pechino. Ancora Potent, uno 0-6 di margine su Kamensky e uno 0-4 su Marco De Nicolo. And Potent has increased his lead very slightly at the top to a 0.4. 10.7 per Scherbacevic e per Warren Potent, sono questi i migliori tiri. Rischia l'eliminazione Narang, che è settimo. Al momento deve recuperare uno 0-2 da Bubnovic, che invece è sesto. Dunque sarà determinante questo tiro. I distacchi in questo tipo di disciplina sono ovviamente minimi rispetto alle altre del tiro a segno. 10.8 intanto per Narang. Vediamo cosa combina Bubnovic. 10, resta comunque avanti, dovrebbe restare avanti a Narang. Intanto sempre al primo posto Warren Potent,
eliminato Vitali Bubnovic, che dunque non è riuscito a evitare l'eliminazione, ma è stato grandissimo Narango con quel 10.8 che lo ha portato ancora avanti nella corsa. Potent davanti a De Nicolo e Shcherbachevich, Kamensky, Brodmeier e Narang, decisamente però staccato l'indiano, ancora a rischio eliminazione, dovrà fare un altro capolavoro come nel serie precedente, nel colpo precedente, con quel 10.8 che di fatto lo ha salvato. Eccolo Marco De Nicolo al momento in seconda piazza. È stato il primo 10.9, il colpo perfetto di questa finale dei 50 metri, posizione a terra. Warren Potent però non è sceso negli ultimi tre colpi sotto il 10.5, dunque è anche difficile recuperare, seppure siano pochi i decimali di distanza. 10.7 per Brodmeier, che è il miglior tiro di questa quinta serie, almeno fino a questo momento. Anzi no, mi correggo, arriva il miglior tiro, 10.9 di Shcherbachevich. Questo ovviamente fa variare la classifica, non di molto. Potent davanti a De Nicolo, Shcherbachevich, Kamensky, Brodmeier e Narang. Questa è la graduatoria. Altro colpo decisivo con Narang, forte rischio eliminazione. Vediamo se riesce a salvarsi anche questa volta, ma la questione è davvero più complicata. Ha un punto di distacco, praticamente impossibile. Dovrebbe fare un punteggio fantastico e non lo fa, e Kamensky dovrebbe non prendere il bersaglio, lo prende, fa 10.2. Rimane in corsa, allora Kamensky, se ne va invece Narang, mentre Potent si mantiene sempre sopra il 10.5. Davvero straordinaria la finale di Warren Potent. Ci saluta invece l'uomo di Madras, Narang. Well done India, and also applauded to Brodmeier of Germany who scored 10.9 in that shot. Allora Potent davanti a Brodmeier, Shcherbachevich, Kamensky e De Nicolo. Brodmeier ha davvero fatto fruttare quel 10.9, lo porta al momento davanti al nostro De Nicolo, che chiude la classifica e dunque dovrà lottare con Kamensky ma anche con Shcherbachevich per tentare l'assalto al podio, comunque ancora complicato. Mentre per Potent non ci sono flessioni nell'andamento generale, una distanza di rendimento pazzesca per l'australiano interprete. Questo è il suo mestiere di riferimento, ma è laureato in ingegneria. 126.3 finora il punteggio di Warren Potent. E continua una serie strabiliante di 10.7, sono 4 i 10.7 di Warren Potent, ma anche Shcherbachevich fa 10.7. Davvero straordinaria la gara di Warren Potent. E allora Potent davanti a Brodmeier, Shcherbachevich, Kamensky e De Nicolo, che nella serie precedente è andato sotto il 10, ecco spiegata la sua caduta libera in graduatoria. Deve ovviamente rifarsi al più presto, anche qui un 9.7 non va certo bene, perché sta lottando per evitare l'eliminazione Marco De Nicolo. Al momento è quinto su 5 rimasti e dunque sta lottando con Kamensky.
che però aveva qualche decimale di vantaggio sul nostro portacolori. 10.5 per De Nicolo, che dunque non riesce ad evitare l'eliminazione, finisce in quinta posizione la gara di De Nicolo, applaudito comunque da Obrist, il presidente della Unione Italiana Tirassegno. Era partito benissimo, poi questa serie maligna con due colpi che sono andati sotto il 10. E allora si giocano tutto Potent, Shcherbakhovic, ma il vantaggio di Potent è consistente. Brodmeier, poi Kamensky. Il duello per il bronzo sembra quello tra Brodmeier e Kamensky. Vediamo cosa combina Shcherbakhovic, ma deve non soltanto fare bene lui, ma sperare in una piccola defiance di Warren Potent, che sembra lanciato verso il titolo mondiale. Non sarebbe ovviamente il primo successo di una carriera straordinaria per l'atleta di Sydney. 10.6 per Shcherbakhovic. Stop. 10.7 per Brodmeier. Bello il duello tra il tedesco e il bielorusso. Allora, non cambia la classifica per quanto riguarda il primo posto, dove c'è Potent, che però vede ridurre il suo vantaggio su Shcherbakhovic. Poi il duello per il bronzo, o perlomeno per arrivare a medaglie, tra Brodmeier e Kamensky. Anche se tra Kamensky e Brodmeier c'è un punto di distacco, dunque praticamente una missione impossibile quella per Kamensky, con un colpo solo rimasto in questa settima serie. Possibile per quanto riguarda l'aritmetica, difficile e improbabile per quanto riguarda l'andamento generale delle finali, soprattutto per quanto riguarda la disciplina a terra, dove, come abbiamo detto più volte, i margini di distacco sono sempre piuttosto risicati. 10.9 però per Kamensky, che comunque prova a vendere cara la pelle, ma fa 10.7 Brodmeier, perde soltanto uno 0-2, e dunque eliminato Kamensky, e si defila, si profila il podio con Brodmeier, Shcherbakhovic e Potent, che si giocheranno le medaglie. Qui dal quarto posto Sergei Kamensky. E allora Potent deve cercare di mantenere questo 0-2, ha perso un po' di vantaggio nelle ultime due serie Warren Potent, anche perché dietro hanno iniziato a correre sia Brodmeier sia Shcherbakhovic. Ecco un bellissimo primo piano di Warren Potent. Siamo all'ottava serie. Con il podio che si andrà via via componendo, ci sarà un'altra eliminazione ovviamente per quanto riguarda il terzo classificato. Al momento però sono pari Brodmeier e Shcherbakhovic, e hanno uno 0-2 di svantaggio da Potent. Siamo ancora nella finale dei 50 metri, posizione a terra, nona serie. 10 per Brodmeier, 10.4 per Potent, che in pratica ha preso subito la testa del gruppo e sta guidando sin dall'inizio la graduatoria. È l'ultimo colpo della finale questo, terza posizione per quanto riguarda Shcherbakhovic, che ha conquistato il bronzo. Il duello è tra Warren Potent, australiano,
99.3 contro il 198.5 di Brodmeier. Dunque Brodmeier intanto ha tirato, è andato a 208.6. Vediamo cosa, se Potent riesce a conquistare l'oro. Sì, 10.7, l'ennesimo di questa finale per l'australiano, che diventa il nuovo campione del mondo con 1.4 di vantaggio su Daniel Brodmeier. Straordinaria la gara di Warren Potent, in testa sin dall'inizio. È davvero meritato, un punteggio molto alto quello dell'australiano, è davvero meritato questo successo iridato, ma è soddisfatto, lo vedete, anche Daniel Brodmeier per la medaglia d'argento conquistata in questa finale dei 50 metri a terra di Granada con Yuri Shcherbakhovich, il bielorusso, che guadagna invece il bronzo. Quinta posizione per Marco De Nicolo. Questo il riassunto grafico del podio di questa finale esaltante dei 50 metri. Warren Potent primo, poi Daniel Brodmeier e bronzo Yuri Shcherbakhovich. Davvero una finale spettacolare. Purtroppo per De Nicolo ci sono stati un paio di passaggi a vuoto che hanno pregiudicato il suo rendimento finale, ma c'è comunque un quinto posto mondiale che non è certo da buttare via. Allora Potent davanti a Brodmeier e Shcherbakhovich, questo è il podio della finale mondiale dei 50 metri della carabina a terra. Con la grafica del podio è davvero tutto, ringrazio Claudio Latori per l'assistenza tecnica, un saluto da Cristiano Piccinetti.